Andiamo a Scanzo Rosciate, troviamo il sindaco Davide Casati. Buongiorno, Buongiorno. benvenuto. Senta, tantissimi interventi del comune a sostegno delle famiglie, a sostegno delle fragilità in questo momento. Sì, è una fase ancora delicata, anche se siamo usciti dalla fase più critica e quindi siamo riusciti a stanziare diverse risorse per le famiglie, in particolare quelle più bisognose. Adesso abbiamo aperto insieme all'ambito di Sariate un fondo importante per il sostegno agli affitti. In più ci sono dei fondi importanti anche per le scuole dell'infanzia che ci consentiranno di gestire anche i prossimi mesi e quindi una massima attenzione anche a chi ha più bisogno. Penso anche alla collaborazione con la Caritas e delle nostre parrocchie che ci consente di sostenere con pacchi alimentari e buone spese le famiglie che ce lo richiedono. Interventi in paese, per esempio, terminati i lavori della nuova rotatoria di Negrone. Sì, l'abbiamo aperta poche settimane fa, era un punto critico perché alla mattina, durante soprattutto l'orario delle scuole, avevamo delle code molto lunghe fino alle frazioni di Tribulina. Questa nuova rotatoria ci ha consentito di riordinare la viabilità. Le code al mattino non ci sono più, le famiglie in pochi minuti riescono a percorrere la strada provinciale e in più abbiamo messo in sicurezza comunque un incrocio che era pericoloso. Un investimento di oltre mezzo milione di euro in pochi mesi siamo riusciti a realizzare. Torniamo agli interventi a sostegno di diversi ambiti, per esempio quello agroalimentare. Scade proprio domani a mezzogiorno un bando particolare che abbiamo deciso di fare per le aziende agricole della filiera agroalimentare del nostro territorio. Abbiamo un paese importante a vocazione come appunto agricola, con il moscato di scanza, il vino da tavola, il miele, il formaggio, l'olio d'oliva, e abbiamo fatto un bando ad hoc per sostenere le aziende che hanno avuto un calo del fatturato di oltre il 20% durante l'anno critico del 2020. Domani è il termine per presentare domande, sono dei contributi a fondo perduto. Stato riaperto il servizio caffè sociale, di cosa si tratta? Sì, abbiamo organizzato questo nuovo servizio rispettando tutte le norme anti-Covid all'interno dell'ex scuola materna della parrocchia di Negrone. Tutti i nostri nonnini che sono soli in casa, che sono chiusi in casa e durante il Covid hanno molto sofferto, vengono portati dai nostri volontari all'aria aperta o in locali molto spaziosi dell'ex asilo di Negrone. Si ritrovano insieme 2 pomeriggi a settimana, giocano insieme, cucinano insieme, un modo per combattere la solitudine e stare più vicini a chi è più fragile e più solo. Senta, si respira già l'aria di festa di Natale, domenica 28 novembre ci sarà l'inaugurazione del villaggio anche a Scanzo Rosciate. Sì, stiamo proprio mettendo adesso in questi minuti le luminarie. Abbiamo allestito nel weekend la pista di pattinaggio su ghiaccio per i bambini ed un trenino. Novità di quest'anno e quindi inaugureremo domenica mattina il villaggio di Natale e che sarà aperto per 3 domeniche di fila fino al 12 di dicembre più il giorno dell'Immacolata. Potenziamento dello sportello lavoro. Entriamo nel merito maggiormente di questa iniziativa. Sì, grazie sempre alla collaborazione con l'ambito di Seriate e il comune di Pedrengo. Abbiamo partecipato di recente ad un bando che ci consente per i prossimi 3 anni di avere ancora presente presso il municipio uno sportello lavoro per le persone che stanno cercando appunto una nuova occupazione. Questo sportello favorisce l'incrocio domanda-offerta perché interloquisce anche con le aziende non solo di Scanzo Rosciate ma di tutto l'ambito e questo ci consente di favorire ovviamente l'ingresso nel mondo del lavoro di tutte le persone e in particolare dei giovani. Con questo bando riusciremo ad avere lo sportello un po' più aperto e quindi chiuderà alle ore 14. Aprendo alle 9 del mattino tutti i giovedì. Senta, la riforma sanitaria che in qualche modo coinvolgerà il territorio, qual è la preoccupazione e soprattutto qual è la situazione, per esempio, dei medici di base in quelli di Scanzo Rosciate? Allora, abbiamo avuto un medico di base di recente andato in pensione che è stato sostituito non qui a Scanzo Rosciate perché il nuovo medico a uno studio qui vicino a Pedrengo, quindi siamo riusciti con pochi chilometri di distanza comunque a sopperire a questa mancanza, ma nel medio termine è un processo molto critico, siamo tutti preoccupati noi amministratori, quindi stiamo dialogando con ATS per far sì che i medici di base rimangano nelle nostre comunità perché sono un presidio importante. Noi abbiamo un poliambulatorio medico di proprietà del comune dove tutti i medici di base più la pediatra sono in compresenza, sono in co-working di fatto anche con i prelievi del sangue, è un servizio molto apprezzato,
ce lo teniamo stretto e quindi faremo il modo, faremo tutto il possibile per far sì che i medici di base, anche in caso di eventuali pensionamenti, rimangano in egual numero. Non è facile, ma chiediamo ragione di essere davvero vicini ai nostri territori con questo importante servizio. E il tema del trasporto pubblico come si inserisce nel contesto di Scanso Rosciate? Allora, siamo ben serviti da TB, c'è un'ottima sinergia, un'ottima collaborazione. Noi come comune integriamo poi con oltre 20.000 euro gli abbonamenti per gli studenti, quindi gli abbonamenti annuali, dove c'è uno sconto che viene applicato direttamente alla famiglia. E quindi diciamo che siamo a 6 km dalla città e riusciamo ad avere un servizio importante, soprattutto per i nostri studenti. Ovviamente si potrebbe ulteriormente potenziare magari in alcune fasce serali. Ma qui dobbiamo ovviamente trovare maggiori risorse, però il servizio è importante, è prezioso e la collaborazione con ATB è sicuramente positiva. Un'ultima domanda proprio riferita sempre al sostegno anche dello sport. Sì, la collaborazione con l'Unione Sportiva Scanso Rosciate e l'Associazione di Tribulina e Gavarno Calcio è importante, abbiamo stanziato di recente importanti risorse economiche, oltre 60.000 euro. A sostegno dei settori giovanili, è un movimento di oltre 900 atleti, 900 ragazzi, e quindi ringrazio per il servizio quotidiano che fanno e siccome anche loro hanno sofferto il Covid perché non hanno più potuto organizzare le cosiddette sagre estive che comunque consentono di avere tante risorse per durante l'anno, siamo riusciti con dei contributi straordinari in aggiunta agli ordinari 60.000 euro a compensare un po' le minori entrate e quindi un servizio prezioso del quale davvero sono grato a tutti i volontari delle nostre sportive e che ringrazio. Grazie al Sindaco Casati per questo incontro e buon lavoro naturalmente. Grazie a voi, buona giornata.